Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi facciamo delle focaccine monoporzioni con gli spinaci e con la curcuma, ottime sia da farcire sia da mangiare semplicemente come pane. Prima di iniziare vi volevo ricordare di supportarmi con un mi piace e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per restare aggiornati per i prossimi video. Vediamo subito la ricetta. Prima di iniziare ad impastare, ci prepariamo gli spinaci. Li laviamo e li tagliamo a pezzettini piccolini e li priviamo del gambo. In questo modo. Naturalmente da crudi. Iniziamo con l'impasto, mettendo il lievito secco dentro la farina. E mescoliamo un pochettino. Ho già detto in altri video perché mescolare un po' prima la farina con il lievito. Ok, versiamo tutta l'acqua e impastiamo. All'inizio impastiamo sempre con il mestolo, così non ci sporchiamo le mani. E puliamo la ciotola sui bordi. Formato un po' l'impasto, mettiamo il sale. Arrivato a questo punto, dopo aver fatto assorbire bene il sale, dividiamo l'impasto in due. In questo caso io voglio fare due tipi di impasto, altrimenti va bene anche senza dividerlo. Metà in una ciotola e la metà resta qua. In questa metà qua buttiamo gli spinaci e li impastiamo. In questa fase con gli spinaci dobbiamo avere un bel po' di pazienza, perché ci metteranno un po' per mischiarsi nell'impasto bene. Una volta assorbiti un po' gli spinaci, mettiamo metà olio, perché questa è la quantità per tutto l'impasto. E continuiamo ad impastare. L'olio ci aiuterà anche ad impastare meglio. Facciamo assorbire l'olio e lo facciamo riposare per circa 10 minuti. Nel frattempo che aspettiamo l'impasto agli spinaci che riposa per poter impastare, ne approfittiamo e facciamo l'impasto con la curcuma. Alla metà di impasto che abbiamo lasciato da parte, aggiungiamo la curcuma e l'impastiamo. In questo caso con la curcuma è molto più facile farla assorbire quando è una polvere. Assorbito un po' la curcuma, mettiamo l'olio. Una volta assorbita bene la curcuma, facciamo pure il riposino di 10 minuti per questo impasto qua. Nel frattempo ne approfittiamo per fare l'altro. Dopo 10 minuti lo impastiamo nuovamente. Ok, girato un pochettino lo facciamo riposare un altro po'. Dopo la pausa di 10 minuti ci spostiamo l'impasto sul banco da lavoro. E lo impastiamo per bene. Vedete, dopo la pausa già è molto più liscio. Ok, perfetto, l'impasto è terminato. Questa è la curcuma, lo mettiamo nella ciotola, lo copriamo con la pellicola e lo facciamo stare in frigorifero per circa 24 ore. Facciamo la stessa cosa per l'impasto con gli spinaci. Lo finiamo di impastare dopo le pause, copriamo con la pellicola e lo mettiamo nel frigorifero per 24 ore. Dopo 24 ore in frigorifero possiamo procedere con le palline. Faremo 4 palline da 150 grammi con l'impasto con la curcuma e 4 palline da 150 grammi con l'impasto con gli spinaci. Per procedere alle palline, ci stacchiamo un po' l'impasto dalle pareti, dato che non è rigenerato, si attacca un po'. Ok, messo sul banco, ci pesiamo le palline. Facciamo la stessa cosa con l'impasto con gli spinaci. Una volta pesate, procediamo con le palline. Usiamo sempre lo stesso metodo. Li chiudiamo su se stesso, in questo modo.
e la giriamo. Messa la parte liscia sopra, li tiriamo in questo modo. Facciamo da entrambi i lati, così viene rotonda. Se non riuscite bene, visto che l'impasto è molto morbido, specialmente quello con gli spinaci, usate la farina. Fatte le palline, le lasciamo lievitare per circa un'ora a temperatura ambiente. Io l'ho messa nel cassetto, se non avete i cassettini così della pizza, potete usare i contenitori o direttamente nella teglia coperti. Dopo circa un'ora a temperatura ambiente le palline sono pronte. Non c'è bisogno che siano lievitate al 100%. Nel frattempo ci prepariamo una teglia con la carta forno, anzi due teglie, una per l'impasto con la curcuma e una per l'impasto con gli spinaci. E possiamo procedere. Per prima cosa ci impariniamo il banco. Se volete potete stendere anche con l'olio. Io in questo caso preferisco la farina. Ci mettiamo la pallina sul banco e la impariniamo anche sopra. E dobbiamo schiacciarla leggermente. Basta così. Dopodiché la spostiamo sulla teglia. Bastano anche due dita per ogni mano. 1, 2, 3. 1, 2. Ricordatevi di lasciare la parte che nel cassetto sta sotto, la facciamo capitare sopra, perché è più ricca di zuccheri e colorerà meglio. Stessa cosa quella della curcuma. L'impasto alla curcuma è un pochettino più duro, in quanto la curcuma assorbe l'acqua, quindi possiamo essere anche un po' più decisi quando schiacciamo. Stese tutte e quattro le focaccine per ogni gusto, le spennelliamo d'olio sopra. Cosparse di olio le focaccine, le mettiamo a lievitare nel forno spento per circa un'ora. Prima di infornare le focaccine, le schiacciamo solo con la punta delle dita, in questo modo. Non schiacciate completamente, ma solo in parte. Ok, andiamo in forno. Prima di infornare le focaccine, ricordiamoci sempre di preriscaldare il forno a 250 gradi e la cottura durerà circa 10-12 minuti. Le focaccine le abbiamo appena sfornate e farcite e c'è un profumo. Come dicevo all'inizio del video, le potete usare sia come pane, sono morbidissime e buonissime, e sia farcite. Buonissime. Vi consiglio di farle perché sono buonissime e ne vale veramente la pena. Se anche questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un mi piace al video. Alla prossima, enjoy!